Grazie Emanuele, andiamo subito a vedere i temi principali. Naturalmente le Olimpiadi, il passo indietro di Toti, ma si torna a parlare anche del redditometro, le novità per quanto riguarda il decreto concorrenza. C'è invece il tema dell'Ilva, ecco, oggi ve lo faccio vedere con il mattino di Puglia e Basilicata, che in realtà apre con Gran Bretagna, potete arrestare Netanyahu, Trump specula sull'eccidio a Gaza, la rinuncia del governo inglese alle obiezioni contro l'AIA, e questo è importante. Ma mi interessava farvi vedere, proprio essendo il quotidiano del Sud, Ilva, 4.050 lavoratori in cassa integrazione, raggiunto per Taranto, Genova e Nova Ligure, Cirio soddisfatto, Emiliano ricorda la decarbonizzazione e appunto si strappa l'accordo sulla cassa integrazione per i lavoratori dell'ex Ilva, cauto il collega Emiliano a proposito appunto della questione legata alla decarbonizzazione.